Radio Radicale, siamo con la senatrice Fiammetta Modena di Forza Italia, relatrice del disegno di legge sulla riforma del processo civile, che è uno dei punti cardine, diciamo, un volano anche per ottenere i fondi del PNRR. Quindi si tratta di un provvedimento importante. Oggi è stata posta la fiducia. Allora, ci sono molte aspettative su questo provvedimento e soprattutto sul fatto che si è detto che ridurrà i tempi del processo civile di almeno 1.000 giorni. È così? L'obiettivo è questo, nel senso che nel recovery, che praticamente ha obiettivi, addirittura un cronoprogramma molto preciso, vengono anche indirizzate specificatamente le varie provvedimenti che devono essere presi, è scritto chiaramente che nel giro di 4 anni i tempi del processo civile devono essere diminuiti del 40% e deve anche essere smaltito l'arretrato. Quindi è una macchina complessa quella che si è messa in movimento, dove la delega per la riforma è un pezzo, perché a fianco di questo pezzo ci sono assunzioni, le 16.000 famose assunzioni per l'ufficio del processo, ma ci sono le assunzioni perché ripartono i concorsi per i magistrati, ci sono le assunzioni di personale amministrativo. Anche qui, insomma, non parliamo di poche cose, ma di tutte cose che vanno in parallelo, chiaramente con la riforma penale, quella del CSM, la magistratura onoraria, eccetera. Quindi questo è il quadro generale, dove si colloca la riforma del civile, più importante di tutte perché per l'Europa e anche per noi, devo dire, il fatto che un processo sfori nella sostanza tutti i tempi. È un problema che è sulle spalle dei cittadini, insomma, lo diciamo sempre, e l'Europa da una vita ci segna ultimi in classifica, quindi da questo punto di vista ha un'importanza notevole, ma è una legge delega. Significa che sempre per le tempistiche del recovery noi dobbiamo approvarla entro la fine dell'anno e questa approvazione poi comporterà un impegno da parte del governo di fare i decreti legislativi entro l'anno prossimo e di partire con tutta quella che è la parte appunto di modifiche, che non sono solamente tecniche, diciamo così, ci sono delle norme molto importanti di cui si parla poco, che sono il recepimento delle buone prassi che noi abbiamo avuto durante il periodo della pandemia. Cioè, durante il periodo della pandemia si sono sveltiti molto tutta una serie di procedimenti, magari perché si fanno ancora adesso le udienze con la trattazione scritta. Ci sono le possibilità di fare alcune udienze direttamente da remoto e questo ha aiutato il lavoro sia dei magistrati sia degli avvocati. Questa parte è stata, tra virgolette, diciamo così, salvata, cioè quello che di buono è stato utilizzato anche da un punto di vista tecnologico in pandemia, sì, sarà utilizzato. Poi c'è La digitalizzazione. digitalizzazione, che è importantissima perché lei pensi che ancora i giudici di pace, dove c'è un sacco di roba, non hanno ancora il processo telematico, quindi giri ancora con le carte. E lo stesso poi devi soprattutto dare ai giudici anche gli strumenti, non solo lo strumento, perché se tu metti un computer lì e poi quello non funziona, ma anche naturalmente tutti quelli che sono i tecnici e quant'altro per far funzionare al meglio il processo telematico, che è di per sé uno strumento di velocizzazione. Ecco, i giudici di pace si vedranno scaricato quelle cose che, diciamo, scusi, ho utilizzato questo termine qui, che passava dal Tribunale Civile, molto, se ne prenderanno molto. Inizialmente la commissione ministeriale che aveva studiato gli emendamenti del governo aveva detto sì, facciamo uno scarico, come lo ha chiamato lei. Addirittura si parlava di una materia fino a 50.000, insomma cose un po' eccessive. Però la materia del giudice di pace è in realtà una materia che va fatta in combin con la normativa che per la magistratura onoraria, dove anche lì sono state date delle indicazioni, cioè si è detto sì, possiamo riordinare un po' le competenze, ritoccare forse quello che è il valore, ma non andare oltre determinati oneri. Quindi la delega in questo caso è una delega abbastanza ampia, proprio perché sappiamo che stanno per arrivare gli emendamenti sulla magistratura onoraria che mettono da questo punto di vista un po' di paletti. La mediazione, allora che cosa cambia in quello che diciamo, lo definisco io, insomma, il purgatorio del processo, prima del processo civile? Allora che cosa cambia e soprattutto che tipo di agevolazioni ci saranno per questo istituto che ha fatto molto discutere?
La mediazione ha fatto sicuramente molto discutere, perché sappiamo bene che ha funzionato in certi campi e in certi altri no. Il punto fondamentale è che adesso ci sono dei vantaggi, soprattutto da un punto di vista fiscale, come crediti d'imposta, ma anche per i pagamenti dei contributi, insomma, per cui la parte che vuole trovare un accordo è agevolata. Questa, l'ho detto in un'altra sede, infatti non è una riforma costo zero, perché i soldi che sono messi, che non sono del recovery, ma sono proprio dello Stato, del Ministero, vengono messi proprio perché chi utilizza la mediazione può per esempio avere anche l'agevolazione per il gratuito patrocinio, può avere una serie di le agevolazioni per il contributo unificato, insomma ci sono tutta una serie di previsioni per cui a un cittadino in termini di spese conviene la mediazione. Questo perché? Perché noi sappiamo benissimo che la mediazione diventa un purgatorio, come la chiama lei, se è semplicemente un allungamento dei tempi, ma se le parti hanno una convenienza economica a chiudere l'accordo, allora ci ragionano piuttosto che andare ad affrontare i costi di una causa. Il diritto di famiglia, il diritto, cosa cambia per questo? E soprattutto se, insomma, che questa è una parte grossa del processo civile. È una parte grossissima anche perché, anche a seguito della crisi economica, i tribunali si sono intasati di richieste di modifiche, delle separazioni, dei divorzi per questioni economiche. È una materia molto particolare, ci sono di mezzo i minori, insomma, è sicuramente una parte problematica. Però, è stata tracciata una strada. Io non credo che, ecco, noi possiamo arrogarci l'idea di aver ottenuto dei successi oppure di aver fatto un disastro. Credo che con questo provvedimento si siano però segnate, no, delle strade. Allora, nella parte della famiglia sono importanti e sono di tre tipi. In primo luogo la delega per la istituzione del Tribunale della Famiglia, che avvocati, ma non solo magistrati, aspettavano, non le dico da 20 anni, ma da 15 anni sì. Quindi sezioni specializzate, gente, persone, giudici, avvocati che si occupano di quella materia, come succede nel rito lavoro. C'è una parte che modifica, sempre con la delega però, il rito, per semplificarlo, perché anche lì noi abbiamo procedimenti che poi diventano subprocedimenti, iperprocedimenti, insomma, si è cercato di dare una semplificazione, perché c'è una moltiplicazione di un fascicolo, c'è cioè un fascicolo sulla famiglia, ha varie moltiplicazioni, no, e è sub... è la migliore, vi assicuro che è la migliore. Purtroppo è di Forza Italia, dovrebbe essere di Fratelli d'Italia, ma prima o poi... Va bene, grazie per il fuori onda. Abbiamo avuto anche il fuori onda del presidente Gasparri. No, quindi, la russa, dove? La russa, sì. Scusa, l'emozione. Esatto, no, ero confuso, Gasparri di Forza Italia. Allora, detto questo, dicevo, quindi il rito, cioè tutta la parte sicuramente che semplifica, perché è un fiorire, no? E poi c'è una parte che è immediatamente precettiva, cioè si vanno a cambiare direttamente le norme del codice, e sono delle norme soprattutto a tutela del minore. E quindi che sono rilevanti, che ci vorrebbe un'oretta adesso ad approfondirle tutte, certo. Però insomma il lavoro è stato notevole. Non è perfetto, come tutte le cose, però come dicevo almeno una strada si è tracciata. L'ultima domanda, allora, c'è stata la fiducia, perché non avete fatto la replica al termine della discussione generale? Perché è un momento importante. Poi le volevo chiedere, insomma, se è orgogliosa, perché questa è una riforma che pesa, e lei l'ha portata, diciamo, in porto senza far litigare nessuno, come è successo per quell'altro provvedimento sulla riforma del processo penale. Perché ci siamo sbagliati con i tempi, nel senso, è una cosa banalissima, nel senso che ci avevano detto che era arrivato il ministro del Parlamento che doveva fare la dichiarazione per la fiducia, noi avevamo dei tempi contingentati, invece c'è stato proprio un misunderstanding. Okay. È stato proprio una cosa tecnica, sì, non mancanza di rispetto quindi ci siamo guardati, okay, con il governo, con il ministro, e stavamo cercando. Ok, ho capito. Va bene, semplicemente questo. Sì, vabbè. Diciamo la verità. Ecco, orgogliosa per... Allora, orgogliosa forse è un termine grosso. Diciamo che La riforma è grossa. Sì, però diciamo che è stato un grande onore. Cioè, quando uno fa no, questo impegno parlamentare, ci sono delle cose che un po' ti danno anche l'onore, no, di quello, cioè ti consentono di aver dato un minimo contributo a qualcosa che forse sarà migliore per il paese. Quindi in questo senso sì.
come esperienza, comunque un'esperienza bellissima, molto formativa, sicuramente importantissima per il confronto, e spero, ecco, di aver potuto fare delle cose che sono, risulteranno poi nel tempo buone. Bene, grazie alla senatrice Fiammetta Modena, relatrice della riforma del processo civile sulla quale oggi si vota la fiducia. Grazie.